Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gameday! E qui è French Dreams! Benvenuti in questo nuovissimo video davvero speciale per aprire insieme la calza di Dragon Ball Super. Come se non bastasse, qui abbiamo anche una calza incredibile, impressionante, enorme, dal valore di oltre, credo, 30 euro di schifezze. E poi qui abbiamo di nuovo le patatine di Dragon Ball Super, ma con la busta gigante. Quindi oggi abbiamo un bel po' di roba da aprire, mangeremo tutto e ci sentiremo male. Si spera di no! No! Mi raccomando ragazzuoli, superiamo assolutamente i 5000 like, tanti bei pollici in su per tutta questa roba che vi stiamo mostrando e vi faremo vedere cosa c'è all'interno della di questa calza. Tra l'altro ha anche dei led, quindi si illumina, non ho capito super ancora come. Tecnologica. La tecnologia di oggi, vi dirò un po' i prezzi e tutto quanto e poi apriremo anche quest'altra calza, ragazzi, che fidatevi è immensa, quindi ho tanta roba da farvi vedere oggi. La primissima cosa che andiamo subito a scartare è questa calza qui gigante. So che voi preferite vedere subito quella di Dragon Ball, ma chi sa aspettare verrà premiato. Io posso vi fare dico, così? Vai, procedi. È chiusa. Epic fail assurdo da parte di Francesca. Bisogna aprirla. Buia! Ed eccoci qua, subito. Ragazzi, qui abbiamo l'impossibile. Non so perché, ma c'è una busta di patatine della San Carlo. Ragazzi, qua tutta roba comprata da noi, nessuno ha sponsorizzato nulla qua, eh. Allora, abbiamo anche dei Tuk, la roba meno importante. I biscotti preferiti di Joseph. Ragazzi, questi sono i miei biscotti preferiti, i baiocchi. Se ci incontriamo alle fiere, da qualche po' portatemeli. L'importante è che la scadenza sia di lunga durata. Poi, ragazzi, allora... A noi è ossessionato dalla scadenza. Vabbè, ragazzi, voglio mangiare roba che non sia scaduta, no? Mi pare giusto. Allora, ragazzuoli, qui abbiamo... 3 pacchetti di barrette Kinder. Da subito si parte così con roba Kinder. Poi abbiamo, vediamo un po', 3 Kinder Bueno. Ragazzi, c'erano... 3. Erano 3, non dire menzogne. Ragazzi, i prezzi erano davvero assurdi. Roba come ad esempio 3 Kinder Bueno, 1 euro. Cioè, quindi... 1,50 euro. No, 1 euro mi pare, ma non mi ricordo. Ragazzi, i prezzi davvero ottimi, eh. Poi abbiamo 2 Malter Sears. 3 Malter Sears. In realtà sono 4. No, ragazzi... Scherzavamo, sono in totale 6. Aspetta, mi pare fossero 6. No, una se l'è mangiata qualcuno. Io non so. A me non piacciono. Sei stata tu. Vabbè, ragazzi, comunque i Maltesers. E poi vediamo un po'. I tronchi. Abbiamo dei tronchi. Sono 4. Ragazzi, mi raccomando, scrivetemi nei commenti voi che calza avete ricevuto, se l'avete ricevuto, e quali sono le schifezze che preferite. E poi abbiamo, vabbè, dei chipster, non lo so per quale motivo. Altri baiocchi qui, mi pare che 3 fossero tutti 1 euro, non mi ricordo, mi pare 3 e 1 euro. E poi Milka, ragazzuoli, cioè, ma che si scherza, Milka. Però la tua preferita è quella con i Tuk. Ragazzi, c'è quella con i Tuk, la Milka con i Tuk, cioè, è una delle cose più... belle e buone che abbia mai assaggiato. A me piace quella con gli Oreo. Quella con gli Oreo, a me non tanto. Poi gomme Vigorsol Air Max. No, solo Air. E poi e abbiamo Big Bubble. Le gomme Big Bubble. Poi qui abbiamo 3 Kinder Maxi. Non si scherza mica, 3 Kinder Maxi. Poi 3 Kit Kat, anche questi tutti 1 euro. E poi per concludere gli M&M's. 50 piacciono... centesimi a bustina. Esatto, 50 centesimi. A me piacciono questi qua, ragazzi, che secondo me sono molto più buoni, però sono gusti, eh. A me piacciono esempio, quelli gialli che sono un po' più corposi e sostanziosi. A me piacciono questi qui piccini picciò. Vedete comunque tutto nella camera qua perché non riesco a nascondere. No, dove vai? Non esageriamo, eh. Quindi ragazzi, no, in questi giorni cercheremo di non esagerare perché altrimenti ci sentiamo male, devo dirlo. E poi direi che è giunto finalmente il momento di andare ad aprire la calza di Dragon Ball Super. Capiremo un po' i led, vi dico il prezzo, tutta la roba che avete visto fino ad ora in totale abbiamo pagato poco, mi pare, non 30, forse più sui 20 euro. 25. 20-25 euro. E qui ragazzi abbiamo la calza di Dragon Ball Super, dolci preziosi, il prezzo è di circa 10 euro, secondo me un po' elevato. La cosa però importante è che all'interno ci sono tutti i prodotti di marca conosciuti, ad esempio, che ne so, c'è scritto qui Big Bubble, Chupa Chups, quindi tutta roba che ad un certo punto noti che è quello il prezzo effettivo. Poi vabbè, ti danno la calza, si illumina pure. Che volete di più nella vita? Adesso apriamola. E c'è scritto io. Con super sorpresa. Ragazzi, c'è una sorpresa all'interno. Effettivamente Francesca ci fa notare una cosa fondamentale. E poi se ne si scrivere anche da Joseph Gamer. Ah, vedi, qui da per Joseph Gamer, mi sembra giusto. Ragazzi, siamo veramente euforici, suppongo l'abbiate notato. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mi è venuto in mente dopo un quarto d'ora. Anche il mio! E qui, purtroppo, mi sa che non posso aprirla. Ah. Francesca, con la sua forza incredibile, spaccherà totalmente la calza, ne sono sicuro.
Ci riuscirai? Vediamo se si accendono i LED, ragazzi. Ed eccola qui. Non so, no, aspetta, ma forse non si vede. Si nota qui, notate dov'è il mio dito? Si vede che si illumina, purtroppo. Sbrilluccicoso questo Goku. Dalla camera non è che si vede tantissimo, però sì, ragazzi, sbrilluccica. Quindi alzo le mani di fronte allo sbrilluccichio delle calze. Vabbè, ragazzi, ci sta. Qualcuna sbrilluccica un po' meno. C'è questo LED qui che non si illumina. Si sarà magari danneggiato, non lo so. Ragazzi, come vedete qui, quindi c'è proprio il sistema che permette questa sorta di illuminazione. Ma vediamo la cosa più importante. Vediamo il contenuto. Riusciamo a tirare fuori tutto quanto? La prima cosa, non so cosa c'è lì. La sorpresa! Il fidget spinner? Ragazzi, sembra praticamente il fidget spinner di Dragon Ball. Non lo so. Però quello che abbiamo fatto noi è sempre più bello. Quello lì che abbiamo fatto a mano, ragazzi. Per un certo periodo abbiamo creato i nostri fidget spinner personalizzati. Ma questo, eccolo qua, ragazzi. Cerchiamo di capire cosa è. Sì, è lo spinner di Dragon Ball con personaggio Trunks. Peccato, ragazzi, avrei preferito Goku, Vegeta, ma siamo grandicelli. Fa nulla, lo accettiamo lo stesso. Come spinner ci sta, ragazzi, funziona davvero molto bene. Ma aspettavo di peggio. E c'è Trunks su entrambi i fronti. Sì, è fatto semplicemente di cartone. Allora, incomincio già a tastare qualcosa. Vediamo cos'è. No! Ah, tutto insieme appallottolato. Oh, ragazzi, ma c'è. Allora, ecco perché. Perché è tutto insieme appallottolato. Sì. Allora, vediamo subito. Allora, le cose ci sono. No, ragazzi, c'è un botto di roba, bisogna ammetterlo. Allora, vi faccio vedere da subito se riesco ad aprire. Abbiamo tanti Chupa Chups, bisognerà vedere i gusti, perché io preferisco quelli a fragola e a Coca-Cola. Vediamo se i gusti sono scusi. Oh, cavolo, tu quali preferisci? Ciliegia. Ciliegia no, ragazzi, lo regalerò a qualcuno di voi. È una fragola. Ah, fragola. Veramente? Sì! Ragazzi, ottimo, sono tre a fragola Coca-Cola. E a Coca-Cola. Sono questi gusti? Sì. Oh, sono tutti i gusti che mi piacciono. Perché quindi sono va bene. Gusti più comuni che piacciono. Sì, alle sì, persone. Sì. Questo è vero. Poi abbiamo altre Big Bubble piccoline, quelle lì che avete già visto nella calza che abbiamo aperto prima. E abbiamo. Che belle! Questi, ragazzi, non so se li conoscete. Come no, si chiamano? È più buona. È più buona? Sono le Cherry Explosion. Allora, devo essere sincero, queste Cherry Explosion a me non piacciono, però sono gusti. E quindi andranno a Francesca. E poi qui abbiamo il super fragoloso, non so cosa sia. Che magari sono lo assaggeremo. Sempre come le Cherry Explosion, penso. Esatto. E quindi, ragazzi, ecco qua. C'è un bel po' di roba, C'è un bel po' di roba. Qui abbiamo invece il liquorone. Mai sentito, però? Il liquorone ci può stare. Lo assaggeremo, ragazzi, no. Bisognerà assaggiare. Io assaggio questa. No, adesso di già, adesso? Ragazzi, allora, apriamo qualcosina in diretta. Francesca assaggia quello lì. Io sono un po' indeciso tra il liquorone e il super fragoloso. Super cani fragili. A Francesca è partito un dente. Perfetto. Mia cara Francesca, dovrei fare una visita adesso dal dentista. Anche perché mangiando tutte queste schifezze sarà inevitabile. Se lavi i denti no. Ho capito, vabbè, ma se ne mangi troppe succede lo stesso. Allora, Franceschina, proverai il super. No, aspetta, cos'è quello? Ma il Cherry Explosion. Io proverò il super fragoloso. Attaccato. Attaccato? Vediamo, non so se è caramella o poi si trasforma in gomma. Non credo, no, caramella. È caramella toffee. Che significa? Non lo so, latte. Ragazzi. Io ma come al latte che c'è la fragola? L'impasto è con il latte. Non ne abbiamo idea, ragazzi. Non lavoriamo nel campo delle caramelle. Proviamo, assaggia. Com'è? Questa è la mia caramella preferita. Ma sai che questo non è male, è super fragoloso. Ci sta, ragazzi. Gusto fragola, quindi come sapore mi piace. Peccato che non ce ne siano simile al super fragoloso gusto Coca-Cola. In quel caso non sarebbe stato male. Vabbè, ci accontenteremo ad esempio con le Goleador che prenderemo prima o poi. Ragazzi, a questo punto che dire? Io direi di andare ad aprire insieme anche le patatine di Dragon Ball Super. Questo perché praticamente, rispetto alla volta precedente, abbiamo il pacco famiglia. Cioè il pacco gigante che ci permetteranno di... Esce la gomma per cancellare! Esatto, cioè... Mia! Non è tua, esce il kit scuola. C'è scritto qua, ragazzi. È un po' in controluce, però si vede un attimino. Andiamo ad aprire e vediamo cosa c'è qui. Ci sono, vabbè, poi all'interno quattro bustine di patatine. Le patatine, ragazzi, sono salati preziosi, che credo siano gli stessi che hanno fatto la calza, quindi dolci preziosi. Fanno sia dolci che roba salata. Ragazzi, le patatine. Francesca sta morendo. Ragazzi, vi posso giocare il clickbait. Posso giocarmi il titolo compromettente. Francesca si affoga in live. Ha fatto le lacrime agli occhi. Francesca, tutto bene? Sì, sì.
Vuoi bere? Salva quella caramella cattivissima. Hai bisogno di bere. Non è passato. Ragazzi, stavamo per perdere Francesca in live, pensate un po'. Perché in ogni caso volevo parlare. Vedi? Ragazzi, fate così, passate sul canale di Francesca e seguitela su Instagram, vi lascio tutti i link in descrizione, così si riprenderà. Ragazzi, stavo dicendo, sì, che la salata di preziosi ultimamente sta facendo tantissime cose, ha fatto anche le patatine con lo slime. Certo. Aspetta. Oh. Ma perché? Ma io mi aspettavo le bustine di Dragon Ball. No. Non è possibile. No, ragazzi. Ah, capito che hanno fatto. Hanno fatto le bustine quelle normali che credo vendano normalmente. Appetitosa, croccante. Però poi hanno fatto le cose normali. Le quattro bustine. E ragazzi, il kit è veramente figo. È mio. Guardate. No, non è tuo. Adesso vi faccio capire un po' cosa c'è all'interno. Andiamo ad aprire. Credo sia temperino, matita, gomma da cancellare e qualcos'altro. Io ho finito la scuola, così come anche Francesca, credo 4-5 anni fa minimo. No, di più, 6. 6 anni fa abbiamo finito la scuola noi. Il liceo, sì. Sì, abbiamo finito il liceo, quindi vuol dire che siamo a noi vecchi. Non servirà. Magari sta roba... No, mi serve, io ho l'agenda. Ah, Francesca c'ha l'agenda. Io scrivo ancora, non sono come te. Io ormai scrivo solo sui PC, ragazzi. Dovremmo esserci, ragazzi, ed eccoci qua. Allora, carina, all'interno... È piccina! Ma c'è anche un mini poster. Sì, ragazzi, un mini poster di Dragon Ball Super. Questo è davvero carino, eh. La gomma per cancellare con scritto Dragon Ball Super, che non mi piace tantissimo, la puoi tenere. Ok, però qui abbiamo il temperino con tutto scritto Dragon Ball Super. Non so se lo mette a fuoco, credo e spero di sì. Purtroppo ci sono un po' di sbrilluccichi vari. E poi, ragazzi, la matita di Dragon Ball Super, a cui si aggiunge, credo, una sorta di... etichette, non so, per i quaderni. Etichette con Goku, Vegeta e Bills, Beerus, il dio della distruzione, che ti permettono, ecco, di dire: ehi, questa roba è mia. Quindi mettete nome e cognome. Ragazzi, davvero tanta roba, tante belle schifezze. Ora, secondo voi, tra tutto quello che vedete qui, da cosa dovremmo iniziare? Scrivetecelo nei commenti, scriveteci qual è il vostro dolce o cosa anche salata preferita. Aspettiamo i vostri commenti e speriamo che questo video vi sia piaciuto. Molto presto ne arriveranno altri, anche in compagnia di Francesca, anche perché vi devo mostrare altre figure ed action figure di Dragon Ball. Quindi, ragazzuoli, mi raccomando, iscrivetevi ora al mio canale cliccando qui al centro. Iscrivetevi anche al canale di Francesca, link in descrizione. E seguite altri video cliccando sulle miniature che vedete a destra e a sinistra. Quindi alla prossima. Ciao! Ciao!